il principe Michele contro l'orco Bada Bada. La strega Marianna, un'amica del principe Michele, era imprigionata in un castello lontano. Marianna era bella e buona, aveva i capelli neri e gli occhi marroni, era magra come uno stecchino e bassa di statura. Al suo castello il principe Michele doveva risolvere un problemino. A causa di una caduta sulla roccia si era ferito al fondo schiena ed era tutto dolorante. Per questo motivo camminava appoggiandosi ad un bastone magico che era anche la sua arma, dato che non aveva ancora trovato la spada giusta per lui. La formica, la piccola consigliera del principe, per aiutarlo cercò di contattare con la telepatia la strega Marianna. Dove sei? Subito il principe Michele. Dopo l'esibizione degli animali, Michele capì immediatamente dove doveva andare. Disse: vado! E picchiò due volte il bastone magico per terra. Si aprì una botola nel pavimento e uscì una giraffa! La sua vecchia amica Giofa, che arrivava direttamente dall'Africa. Ti do il mio aiuto, caro amico. Il principe Michele le salì in groppa. Ai, e tanto lei comunque era morta. Incodarono sei serpenti velenosi che volevano fermarli. Non conoscevano Michele, ma erano nemici giurati della giraffa. Il principe scese con un salto da giraffa, recitando una formula magica. Baduga, baduga, domani lattuga. E atterrando, picchiò il suo bastone per terra. Pam! Dal cielo arrivò un drago veloce, anzi, velocissimo, che planando sui serpenti li mangiò in un sol boccone. Oh, oh, bravo! Bravissimo, mi hai salvato la vita da quei sei serpentoni. Michele, entrato nel suo castello, aveva capito chi aveva fatto scoppiare la guerra. E rapita la strega Marianna. Chi era? L'orco Bada Bada! L'orco Bada Bada, l'unica che poteva sconfiggerlo, era la sua magia. Così il principe, con l'aiuto del suo bastone magico, trasformò la piccola amica in una formica gigante! Grande! Come chi sta leggendo la favola in questo momento! Di fronte alla grotta c'era un mulino. I nostri amici passarono da lì per uscire dai sotterranei e rimasero nascosti dentro, senza sapere che quella in realtà era la cuccia del cane gigante. Dopo un'ora il cane si stiracchiò, si allontanò dalla gabbia dirigendosi verso il mulino. Il principe Michele, Liberatus e la formica cominciarono allora a tremare. Il cane si fermò ad annusare e poi disse: serpente amico di Filodoro. È un serpente magico, capace di trasformarsi per sempre nell'oggetto più utile. E nel suo cuore sapeva che al principe Michele serviva una spada per aiutare l'Africa, e quindi gli strisciò in braccio e si sacrificò, trasformandosi nella
spada magica, spada per sempre. Da ora in poi sarebbe stata la sua arma e nessun altro avrebbe mai potuto usarla, altrimenti sarebbe morto avvelenato. Oh. Magia. Loco morì. Con il suo incantesimo, il coltellino si trasformò nella chiave per aprire la gabbia dove era tenuta prigioniera la strega Marianne. E poi il principe disse: ben fatto! Bravo Michi! Bravo Michi! È lui che ha scritto questa strega bellissima! È tutto merito suo! Bravo! Bravo Michi! Aspettiamo!